I'm still Jenny from the block. Ragazzi, oggi gelova al mare, anzi piscina. Comunque ragazze, durante le vacanze, ditemi che non sono stata l'unica a mangiare l'impossibile. Cioè veramente ancora stiamo mangiando. Infatti stasera probabilmente andremo al sushi. E ieri pure abbiamo mangiato pizza, l'altro ieri. Perché poi ogni sera c'è una cena con gli amici. Poi dopo vi faccio vedere oggi in piscina cosa ci portiamo da mangiare. C'è una roba light. Casatiello, vabbè, dopo vi faccio vedere. Comunque sono ingrassata, ho messo sicuramente qualche chilo, mi sono pesata, me ne frega proprio. Va bene, comunque questo è quanto. Oggi un vlog per farvi vedere una cosa bella che però vi farò vedere dopo, quando torno a casa, quindi adesso vi porto un po' in piscina con me. Abbronzatura tutto ok, anche se non mi sono praticamente mai messa stesa, e sempre protezione 50. In piscina, noi light, Casatiello, cioè super light. Ho fatto la mamma di un nostro amico. Che profumo. Guardate la pappina di Daniel, guardate che bella pappa. Basta il pomodoro. Com'è la pappina? Si è appena addormentato, guardate che bello. Mio angioletto. Ci godiamo queste ultime ore in piscina. Ragazze, finalmente posso farvi vedere questa fantastica sorpresa e novità. Mi sono tutta vestita elegante per presentarvelo. In realtà stiamo anche uscendo fuori, mi sono messa tutta carina con i miei gioielli preferiti, tutti Pure Lei, ormai lo sapete, utilizzo solo gioielli Pure Lei e li amo. Anche queste qua con le conchiglie che avevo oggi al mare sono tutte Pure Lei, orecchini, anelli, ma la fantastica sorpresa è lui. Guardate che bello il calendario dell'avvento di Pure Lei, in esclusiva, ve lo mostro in anteprima. Pensate che in Italia è il primo video per presentare proprio in esclusiva questo calendario dell'avvento, perché l'anno scorso è andato sold out in pochissime ore, quindi vi dico già che voi potrete averlo scontato ad un prezzo veramente veramente bassissimo ed è a numero limitato, quindi vi dovete affrettare. Ma è una cosa bellissima, perché ogni giorno potete aprire una casellina e ricevere un gioiello. Ebbene sì, qua dentro ci sono tantissimi gioielli, tutti di qualità ottima, perché sono tutti argento bagnati in oro, argento 925, materiale che non scolorisce. Considerate che io questi gioielli ce l'ho da più di un anno e non si sono mai scoloriti, neanche con la doccia, con la piscina, col mare, perciò li amo. Ragazze, io sono troppo entusiasta di... Wow, ma guardate che bello, voglio troppo aprire qualche casella assieme a voi, ma vi metto subito il link nel box informazione per accedere alla prevendita, perché andranno subito sold out. Voi cliccate sul link e vi uscirà la password, saranno in prevendita dal 3, le potrete acquistare. Comunque cliccate sul link e potrete anche partecipare all'estrazione, perché 5 saranno sorteggiati, quindi ne potrete anche vincere uno, e poi attraverso il link lo avrete a un prezzo scontatissimo, perché considerate che contiene 24 gioielli e hanno un valore complessivo di 700 euro circa, voi invece lo avrete a soli 149 euro, sono 24 gioielli di ottima qualità. E poi voi mettete la sorpresa. Adesso però apriamo qualche casellina assieme. Ogni giorno di aprire una casellina, c'è dentro, ci sono tutte le casine, è fatto veramente di super qualità, vedete, ci sono tutti scatolini, adesso vi faccio vedere. E è veramente veramente bello, perché praticamente è una sorpresa ogni giorno, quindi sarà praticamente 24 giorni di sorpresa, perché ogni giorno avrete un gioiello e ogni giorno potrete indossare un gioiello diverso, come ogni giorno farvi un regalo. È veramente bellissimo e io non vedo l'ora. Adesso però apro qualche casella assieme a voi, vediamolo, a quale vogliamo aprire. Apriamo, ragazze. Adesso voglio aprire, ragazze, guardate quanto è bello, cioè sono tantissime scatoline, mi incuriosisce questa qua piccolina qua, la 2, voglio aprirla assieme a voi.
Comunque ragazze, io adoro Jelly Pure Lei, ma la cosa fantastica, sapete qual è? Che dopo voi questo lo potete utilizzare proprio come portagioie, perché è fighissimo da averlo sul comò e dopo lo utilizzate, mettete tutti i vostri gioiellini, lo utilizzate proprio come portagioie, no? È fighissima sta cosa e ce ne stanno tantissimi dentro, eh? Se togliete le scatoline si fa un sacco di spazio. Comunque apriamo questa due e c'è anche una frase su ognuno, no? Vabbè, che bello! Io adoro loro come curano proprio i dettagli. Infatti, vabbè, non la volevo rompere, però alla fine la sto rompendo. Dentro c'è anche il sacchettino, non pensate che siano messi così, ci sono anche sacchettini di stoffa. Vabbè, qua ragazze dovete far vedere questo video anche ai vostri fidanzati regalate, perché con 149 euro avete 24 gioielli e poi un mese bellissimo che ogni giorno aprite. No vabbè, è troppo bello. Vabbè, vabbè, no, che carini. Allora aspettate, se riesco vi faccio vedere. Ci sono degli orecchini bellissimi. No vabbè, mi sa che mi tolgo questi. Anche questi sono pure lei, bellissimi. Però questi sono stupendi. Mi sa che mi tolgo questi. Adesso apro qualche altra casellina e ve li faccio vedere. Aspettate. Raga, no vabbè, ma io sono incantata. Io ho aperto queste caselline. A parte che ve lo faccio vedere anche da vicino. Guardate quanto è bello. Cioè, sembra proprio un portagioie. Ci sono dentro tutti gli scatolini. E ognuno, dentro ogni scatolino, c'è il sacchettino che custodisce gioielli. Ma dovete vedere, queste qua ho aperto io, quanto sono belli. Aspettate che vi metto vicino. Beh raga, ma non potete capire, cioè ho aperto 5 caselline su 24, perché ce ne sono ancora tantissime qua da aprire, ma non ve le voglio svelare, voglio che resti una sorpresa. Però per farvi capire, anche questi anelli sono pure lei, tutto quello che indosso, anche questi altri, sono tutti pure lei. Io adoro questi gioielli. No ma guardate quanto sono belli questi che sono usciti. Allora questa qua con le perline mi sembra fosse la 10, non vorrei sbagliare, no non è la 10, vabbè, comunque ho aperto 5 caselline a caso, ma questa è bellissima, cioè la desideravo da una vita, pure lei mi ha letto nel pensiero, no vabbè, adoro, c'ha tutte le perline, guardate che bella, poi sono usciti questi orecchini che sono stupendi, li amo. Quest'altra collana anche pazzesca, guardate col brillante, e questi orecchini, no vabbè, ma sono troppo belli, cioè proprio la selezione che hanno fatto, hanno scelto proprio dei bei regali, cioè non è che sono stronzate, sono proprio belli. 24 gioielli di qualità, guardate, questa c'ha il brillante, non so se mette a fuoco, e anche la perlina. No, ma sono troppo belli questi orecchini. E poi c'è questa che vabbè è bellissima, super semplice ma tanto bella, praticamente una collana intrecciata. Queste sono belle anche da mettere insieme, infatti spesso indosso gioielli pure lei anche insieme, tipo due insieme ma anche tre, sono belli. No vabbè ragazze, cioè vi dovete fare questo regalo bellissimo con questi gioielli, magari lo potete regalare anche alla vostra mamma, è veramente un bellissimo regalo. E avete 24 gioielli ad un prezzo scontatissimo, quindi cliccate sul link che vi lascio nel box informazione e affrettatevi, perché vi ripeto, parte che potete partecipare al sondaggio, ma poi sono pochissimi e andranno sold out in brevissimo tempo, quindi fatevi questo regalo, è veramente un calendario dell'avvento secondo me super particolare ma anche bellissimo, poi avere anche questo portagioie che vi resta per mettere tutti i gioiellini. Quindi fate swipe up e affrettatevi, sono pazzeschi questi gioielli pure lei, io li straamo. Comunque questo è il mio outfit di stasera, sempre con i gioielli pure lei. Anche questa collana con le conchiglie, spesso su Instagram mi chiedete, l'ho presa sempre su pure lei. Guardate quanto è bella sia questa, questa qua lunga che va in mezzo alle tette, cioè conchiglia e medaglina. Le amo e le indosso sempre, sempre, sempre. E anche quella che avevo oggi al mare, tutte pure lei. Comunque ho messo questo abitino tipo di seta, adoro. Ecco qui, vi faccio vedere anche qua il mio outfit, con questo abitino super scollato, rigorosamente senza reggiseno. E le collane, bellissime, guarda che belle. Adoro, sono tutta abbronzatina, luminosina. Tra l'altro ragazzi, io quando torno dal mare, ho fatto tutta l'estate così, non so voi, praticamente non asciugo mai i capelli, faccio sempre, adesso ho messo questa ma la devo togliere, anche se comunque è carina, però ho messo così per fermare che non trovavo un codino, comunque faccio sempre la treccia, cioè le asciugo un po', poi faccio una treccia, adesso proprio a posto raga, cioè non mi devo mettere a asciugare 3 ore col sonno, odio.
Comunque, ho fatto un trucco anche molto molto semplice, andiamo al sushi e poi vi volevo un po' raccontare sta cosa. Adesso giro un attimo la videocamera. Allora, raga, comunque vi volevo raccontare sta cosa della coppia, della casa, comunque aggiornarvi un po'. Allora, innanzitutto per quanto riguarda la coppia, perché tante persone, tante di voi si erano preoccupate, comunque in realtà volevano più che altro... Ma non so sti capelli come stanno, se stanno bene o stanno male, o sono io che sto male, vabbè. Comunque, praticamente... mi hanno chiesto questo fatto della coppia, se insomma c'erano stati dei problemi e che si erano preoccupati. Allora, in realtà io, per quanto possa sembrare che parli molto, tra l'altro, cosa avete visto le mie unghie quanto sono belle? Cioè, sono bellissime, le amo. Ho fatto questo French colorato. Vabbè, comunque, questo sarà un video così. Lo sapete che io ho bisogno ogni tanto di parlare con voi, sclerare un po'. E anche se su Instagram sono molto, molto presente, mentre su YouTube non riesco tanto. Quindi mi sono prefissata di fare, però, perché è brutto che sparisca da YouTube. Perché comunque, cosa ho detto? Instagram o YouTube? Vabbè, volevo dire semplicemente questo, che su Instagram sono sempre presente con story, foto, sempre molto molto attiva, una community bellissima. Chi di voi mi segue su Instagram è veramente una community bellissima, ci scambiamo consigli ogni giorno, ci supportiamo ed è bellissimo, però ogni tanto non riesco a portare avanti dei contenuti che vorrei, come ad esempio mi chiedete su Instagram, parlami dei tuoi attacchi di panico, parlami dei problemi di coppia, parlami del tuo percorso universitario, parlami dell'endometriosi, tutti questi argomenti che voi mi chiedete e che richiedono però un po' di tempo, io non riesco, quindi ho pensato di parlarne qua, di fare dei video in cui vi parlo, vi racconto semplicemente la mia esperienza, dilungandomi, e magari voi mi potete fare delle domande e concentrarci per argomento, perché praticamente su Instagram se io mettessi a raccontare queste cose ci vorrebbero 8 miliardi di storie, quindi non riuscirei. E sfrutto anche questa cosa YouTube, perché comunque su YouTube sono molto meno attiva, però è brutto che sparisca da YouTube, perché comunque sono nata su YouTube e poi in realtà non c'è nessun motivo perché io debba sparire da YouTube, è semplicemente una questione di tempistiche, soprattutto da quando sono diventata mamma. E voglio dedicarmi per quello che mi resta di tempo comunque a mio figlio. E adesso c'è anche questa cosa della casa che ci sta comunque portando via tempo, abbiamo scelto la cucina, adesso dobbiamo scegliere la camera da letto, dobbiamo scegliere i mobili, dobbiamo stare dietro comunque all'architetto, seguire i lavori, quindi sarà un anno impegnativo. Poi c'è sempre il progetto mio di Carlita Beauty che dovrà continuare, c'è il mio show shopping, anche fashion outfit shop, ci sono tante cose, oltre sempre a Carlita Shop, che comunque richiede sempre comunque grosso impegno, un'azienda ormai che ha tanti anni, consolidata, quindi c'è tanto da fare anche lavorativamente parlando, in più al mio lavoro comunque di influencer, quindi vedete che comunque il lavoro è molto molto impegnativo, è bellissimo, però richiede molto tempo, quindi fare video su YouTube è bellissimo ma richiede tempo. Io attualmente non ho tutto questo tempo, però lo troverò il tempo, e anche magari conciliando questa cosa di raccontarvi delle cose un po' più che richiedono più tempo. Quante volte ho detto tempo? Comunque, ragazze, poi il fatto anche di tornare in forma, delle ricette, la dieta, perché io, ragazze, ho mangiato tantissimo in questo periodo, ma su Instagram riprenderò con le ricettine e magari anche qua su YouTube farò qualche vuotettina di qualche ricettina, però così senza darmi degli obblighi. Poi sto facendo anche video un po' su TikTok, a volte una ricettina è molto più rapido a farlo col cellulare che prendere la videocamera e caricare i video. Però questi argomenti, se vi piacciono, attacchi di panico, endometriosi, università, cos'altro mi avete chiesto? E mi avete chiesto altre cose che però un momento non me lo ricordo, comunque ve ne voglio parlare. Però innanzitutto voglio dirvi questo fatto della coppia, che in realtà, se ce l'avamo lasciati, se non ce l'avamo lasciati, allora, in realtà, ecco, questo ricollegandomi, io, per quanto possa sembrare che esponga tanto della mia vita, sì, è vero, espongo tanto, ma tantissimo non lo mostro.
veramente tanto lo mostro, ma se tanto lo mostro, tantissimissimo non lo mostro, ecco, per fare un paragone. Quindi ci sono tante cose che io non le mostro, anche magari se voi, noi abbiamo avuto dei problemi, magari voi mi scrivete, ah, sembrate tutto a posto, non avrei mai mangiato, ci sono problemi, perché molto spesso voi, le coppie che vedete su Instagram, sui social, ovviamente non è che uno vi fa vedere le tigi, vedete solo il lato bello, quindi anche se noi abbiamo attraversato un momento di difficoltà, ovviamente non cioè è giusto che resti privato, queste. Però quello che voglio dire è che comunque non ci sono mai state mancanze di rispetto, non ci sono mai stati problemi dal punto di vista sentimentale, ecco, questo voglio dire. Erano semplicemente, abbiamo avuto un momento di difficile proprio in generale di vita, di litigi, queste cose qua. Però non c'è mai stato un problema dal punto di vista sentimentale o comunque altre persone, no, nulla. Ecco, questo ci tengo a specificarlo perché è importante. Comunque ormai è diventata anche storica la mia risposta che ho dato su Instagram. Se non mi sbaglio, proprio questo abito avevo nella foto che è diventata famosa della mia risposta da Dea. No, vabbè, che coincidenza, avevo proprio questo. No, vabbè, adoro. E praticamente voglio spiegare questa cosa, cioè del perché della mia risposta. Non è che io sono impazzita, ecco, poi su Instagram tante cose non si possono spiegare, proprio perché il tempo è poco rispetto a YouTube, che puoi metterti qua e parlare. Questa persona mi aveva chiesto, io avevo detto che stavamo in crisi, però non avevo specificato, ho detto vabbè, stavo in crisi, se non lo vedete è perché comunque ci sono dei problemi, delle cose, e questa mi è solito hater, lo sapete che non, che si fanno gli account fake per dire le cose e provocarti, mi aveva scritto, ah, ma adesso che lui è diventato singolo, mi dai qualche consiglio per conquistarlo? Cioè, voi come rispondereste se vi chiedessero consigli per conquistare il vostro uomo, il padre di vostro figlio o magari anche il vostro ex fidanzato, anche se a me non era ex ma era semplicemente un momento di crisi? Io penso che voi aveste detto, ma guarda sta zoo, avreste detto. E invece io ho dato la risposta, perché a me piace sta cosa di darvi le risposte giuste. A volte mi chiede, ma come devo rispondere a chi mi dice, non so, mio figlio non parla, a chi mi dice sei ingrassata, a chi mi dice, no? E io, infatti, tantissime di voi avete detto, ah, che bella risposta, adoro, prendere ispirazione da te. E io ho risposto, ho dato quella risposta appunto per questo motivo, ho detto che comunque che sono una dea, tutte queste cose qua, insomma, per non dare soddisfazione, no, a questa persona che mi ha fatto una domanda di merda, scusatemi. Però vabbè, comunque, niente, tutto ciò per dire che io ho una bellissima community, però c'è sempre la gente scema, ragazzi. Però voi andate avanti per la gente intelligente, credetemi. C'è la gente intelligente, la maggior parte, poi ci sono gli scemi, vabbè. Comunque, ragazze, io sono felicissima di aver fatto questo video. Adesso devo andare perché nel frattempo, per fare questo video, perché noi quando dobbiamo uscire, Daniel si attacca a me e non esce se non esco io di casa. Dario si è messo in macchina a farlo guidare perché lui piace mettersi al volante, ovviamente da fermo. E quindi mi stanno aspettando che io devo andare, che andiamo a cena fuori al sushi. Comunque, spero che, vabbè, adesso vi faccio vedere qualche altra scena e vi lascio il link di pure lei, fantastico, nel box informazione, e vi aspetto su Instagram. E poi fatemi sapere quale volete di questi argomenti che vi ho detto come prossimo video, perché ho intenzione di girarvelo proprio fra qualche giorno. Quindi se mi date, magari mi lasciate anche qualche domanda. Carlita, io vorrei sapere sull'endometriosi, vorrei sapere perché magari ci sono tante donne che non riescono a avere figli, non ho visto comunque la mia esperienza e si sentono comunque un po' di energia positiva, un po' di incoraggiamento, come anche ragazze che studiano, perché vi ho detto che ho sofferto comunque da attacchi di panico durante l'università. Insomma, qualsiasi cosa volete sapere, scrivetemelo nei miei commenti e sono felice di affrontare questi argomenti, seppur complicati, però assieme a voi so che può aiutare, veramente può essere d'aiuto. Quindi vi mando un bacio, aspetto i vostri commenti, però il vlog continua. Ciao! Daniel, saluta! Saluta qua, guarda! Ciao! Ciao!
Come no? Ciao! Ciao ciao! Ciao! Saluta a mamma, ciao! Manda il bacio qua! Dove vai? Vieni qua, saluta! Saluta, ciao ciao! Dammi la mano! Vieni qua! Vieni qua che cadi! Cadi là! Madonna, che corna catino! Cadi là! Vieni qua! Cadi! Cadi là! Madonna! Andiamo, eh? Guarda questo, c'è, cioè, sta buttando. Vieni, Dani, vieni. Cadi! Vieni. Stiamo aspettando gli altri. Sushi night! Stiamo aspettando gli altri che arrivano. Ta-da! Ma che fame. Ragazzi, mio amico Valerio, guardate che ha messo. Dario che viene. Tra sé. Dani, la mamma. Chi è? Dov'è mamma? Dov'è mamma? Dani, dov'è mamma? 20-25 giorni. Che buono! Che buono! Mamma mia, come invitante! Daniel, com'è? Ma arriva pure per Dani. Mamma mia, troppo invitante! Ho preso anche il vino perché voglio ubriacare. Grazie, Marci. Ha detto pure lui, Marci. Grazie. Ragazzi, guardate il mio amico cosa prende a sushi. Cioè, si deve vergognare. Allora ditemi te che c'ha per maionese. Vabbè. Per Daniel al sushi prendo sempre questo. Riso. Poi a volte prendo anche riso col pollo, però lui impazzisce per gli edamame. E vuole essere aperti. Questa è una buccia, Daniel, qua ti. Vedi? Daniel, guarda. Prendi là. Allora l'edamame, vedi? Comunque assaggio un po' di tutto. Che buono! C'è che danno? Ma io. E che combinato io sbaglio? Un'altra bottiglia d'acqua. Sì, ok, posso darti loro almeno solo così? No, perché non possiamo usare. Per finire abbiamo preso anche il dolce mandorlato. Mamma mia, troppo invitante. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte a tutti quanti. Perché amo questa cosa? Perché muore la donna.